Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family! Questo non è né un video vlog, né un video challenge, né un video in cui facciamo cose. È un video sfogo, diciamo sfogo, un video chiacchiere, perché è successa una cosa molto spiacevole negli scorsi giorni. Molto, molto. Sul suo TikTok che ha messo insieme a Kevin, quindi volevamo fare giusto due chiacchiere per dire la nostra, ok? E ogni tanto vanno dette certe cose. Ci sono delle cose che non possono passare inosservate. No, non vuol dire che se sei famoso barra conosciuto tu non puoi esporre la tua idea. Esatto, assolutamente. Come loro espongono. Noi siamo loro... persone in carne ed ossa come lo siete voi. Noi portiamo rispetto alle persone che incontriamo per strada, a tutte le persone di ma base anche online, ma anche se non fossimo conosciuti, non fossimo famose rispetto. Ci sono determinati comportamenti che fanno parte dell'educazione e della civiltà. Esatto. Quindi non è che internet deve togliere la civiltà alle persone. Come le persone devono essere civili all'esterno, lo devono essere su internet. Internet non è uno zoo, bisogna che ci siano un po' di regole e un po' di rispetto. Anche perché non siamo delle scimmie. No, ci va un po' di rispetto per tutti, ok? In generale. Detto ciò, cosa è successo, amore? Allora, io ho postato un giorno fa un video mio e di Kevin molto carino, a cui io tengo tantissimo e per me è bellissimo. E praticamente avevo Kevin con una fascetta qui con le orecchiette. Diciamo che questa fascetta qua... gli schiacciava un po' la testa e quindi era un po' così. Poi sapete com'è Kevin, è piccolino, il pacciuccone, è così. Più la ma faccia, ci sta. Gli schiacciavo la faccia. Ma il discorso è che io sono la persona carino. Più ironica del mondo. Quindi ci sta a scherzare, ci sta a ridere, ci sta a dire mamma mia, sembra Maurizio Costanzo. Ci sta tante cose perché fa ridere, ok, quella cosa lì. Ma una questione è dire una cosa per far ridere, è una questione è veramente insultare giro. E poi insultare un bambino anche perché, neonato. Anche perché poi di 7 mesi, anche perché ho proprio notato tantissimi commenti dove taggavano altra gente. Ma ragazzi, c'è la cosa che a me... Sì, si taggavano aspetta, tra di loro per prendere in giro... Aspetta, la cosa che a me ha dato fastidio è, cioè, erano proprio le ragazze, ok? Che siano giovani, vecchie, grandi, mature, eccetera, qualsiasi che genere, lo prendevano come cosa da... Lo prendevano in giro tra ragazze, quindi sì, magari taggavano l'altra amica e facevano... Ah, guarda, ma che è sto coso? E l'altra rispondeva, madonna mia, oddio, esatto. Noi non parliamo di commenti simpatici, no, quelli no, non importa. Commenti veramente di cattivo gusto come ma cos'è sto essere? Ma oppure, quanto è brutto? No, sì, oppure tipo ho letto e non merita un giorno di vivere. Sì, ma robe ragazzi, cioè, allucinanti. Ma che, cosa? Io credo che i vostri genitori non vi hanno insegnato così, o perlomeno siete degli animali, ma neanche gli animali si comportano in questo modo. Cioè delle cose abbiamo letto brutti. Ma che essere umano poi, sei? Di quei commenti comunque noi ovviamente cadono all'occhio quelli brutti, è brutto da dire, ce anche ne sono tantissimi allora, bellissimi, esatto, sempre sono ce ne tantissimi. Sono tantissimi belli e ma... a noi a differenza di tanti non abbiamo in realtà tanto hating. No. E quindi a noi no, ci stupiva. Esatto, questa cosa. Quando ho visto tutti quei messaggi brutti su Kevin poi di 7 mesi, raga, stiamo parlando di un bambino di 7 mesi, ok, non è un bambino grande, cavolo, a 7 mesi ancora deve svilupparsi, ancora deve prendere il... Ah no, ma a priori esatto, non si fa, non cioè, si fa. Vabbè, io a parte che a me il tutto ciò mi fa schifo, quindi cioè nel senso, come fai, ok? Però corri se non ti piace, ma non c'è bisogno che vai lì e commenti con robe cattive su un bambino di 7 mesi. Esatto, quindi diciamo che sono arrivati un po' di insulti molto brutti, proprio di cattivo sì, gusto. Ma anche a Kevin, anche a sì, lei. Sì, mi taggavano il video e dicevano buttalo, ma io ti butto a te, cioè vai tu, ma buttati tu. Robe allucinanti, cioè, queste cose. Poi queste è una cose, mamma. Dopo tutto questo tempo che c'è, ormai internet c'è da tanto, ragazzi. Come sapete, io sono su internet da tanto tempo. E il fatto che non ci sia una regolamentazione o si possano dire veramente queste cattiverie ai bambini. Ma anche alle persone, cioè non si può insultare così tanto senza avere nessuna, senza che succeda niente, senza avere nessuna conseguenza. Però non si possono letto, fare determinate cose. Ho letto un commento anche che mi ha fatto ribollire il sangue, ok? Perché? Perché questa persona, questo tizio, questo essere umano, essere vivente, ha proprio scritto sotto al commento del post di Webbo: bene, la colpa è dei genitori, dovremmo buttare loro nella spazzatura. Sì.
perché possiamo i figli sui social. Esatto, allora, anche questo è un discorso che... Esatto, il problema... Assurdo. Non è che siamo noi, il problema siete voi che non avete rispetto, siete persone squallide e cioè, il fulcro che anche io tanto leggo, eccetera, eccetera. Noi mostriamo i nostri figli sui social. Ok, questo da sempre lo facciamo. Ma perché devi andare? Ma no, ma no. Da 7 mesi. Ma io cioè, dico, il problema sei te. Il problema non è chi mette i bambini, le famiglie, le cose sui social. Il problema è chi li insulta, chi dei contenuti ne fa un cattivo uso, chi logora internet. Non noi non facciamo niente di male. Noi mostriamo la nostra vita, ci divertiamo, facciamo cose super pulite. Cioè, quindi super chi sbaglia? Tranquille. Noi che facciamo della nostra famiglia felice e contenta, oppure le persone che ci vengono a insultare lì sotto a quel video? Non lo cioè, so. Cioè, capire la differenza. Quando uno dice: ah, avete solo da non postarli. Esatto. Ma uno non deve aver paura. Cioè, come dire, hai solo da non uscire di casa, perché sennò ogni volta che uscirai di casa ci sarà uno che ti butterà, che ti picchia. Cioè, ci sarà uno che ti picchia. Cioè, è come se allora, tu dovessi. Allora, la mia che esco di casa. Esatto, è come se tu ti dovessi rinchiudere in casa, perché fuori esci fuori c'è uno che ogni volta che esci ti picchia o ti insulta. Vabbè, fatto sta che da mamma sono veramente schifata, delusa, e mi è dispiaciuto talmente tanto che il video l'ho lasciato, perché ovviamente è mio figlio e siamo bellissimi col video entrambi. No, poi sicuramente sono arrivati la maggior parte delle persone che, grazie a Dio, sono grazie la maggior parte delle persone che hanno dato la difesa, e anche loro sono rimaste scioccate. Vabbè, da dei comportamenti del genere in questo momento, quindi ragazzi, non voglio parlare troppo, perché dico solamente una roba: io che sono disgustata da certi esseri viventi. Questo, se voi aveste un figlio e io vengo da vostro figlio e gli dico: fai schifo. Sì, non significa che un nickname non è una persona reale. Ragazzi, non siamo nessuno di noi, è un robot. Si può anche denunciare. Non è un robot, non è un robot, siamo persone reali. Non significa che tu hai il diritto, perché sei dietro una tastiera, di poter insultare me, la mia famiglia, i miei figli. E io devo essere io in colpa perché li mostro. No, è colpa tua. È colpa tua che insulti. Non è colpa mia che li mostro. Cioè, tu che devi avere rispetto a priori. A priori. Quindi, volevamo fare questo video un po' per parlare di questa cosa, perché non succede solo a noi, e molto spesso vedo che molto spesso vedo che chi mostra i figli su internet viene visto come un appestato, una persona cattiva, un mostro. Ragazzi, ma i mostri sono altri, non siamo noi, e non sono anche tante altre famiglie che mostrano i figli. Se lo fanno e vogliono lasciare un ricordo ed è una cosa che gli piace fare, ok, io non ci vedo niente di male. Io vedo male in altri, vedo male, c'è del male su internet, molto male, ma è quello da distruggere, è quello da cancellare. Non noi ci possiamo fare il sangue amaro per queste persone. Detto ciò, adesso sempre di più succedono queste cose e sempre di più persone le denunciano, e si può risalire al nickname e chi c'è dietro alle cose e pagare conseguenze reali. Come ad esempio è successo a Fedez, faccio un esempio perché è successo a Fedez che insultavano il figlio, eccetera, eccetera. Fedez l'ha trovato, l'ha denunciato e ha fatto tutto. Quindi state attenti a pensare che potete fare quello che volete. Internet non è il caos, ok? E noi, se sembriamo, non siamo rincoglioniti, perché ci mettiamo 2 minuti a prendere tutti e denunciare tutti. Perché voi dovete pensare che vi dovete comportare come vi comportate per strada. Voi non potete, vostra, o a casa vostra, esatto. Voi non potete fare quello che vi pare. Ma poi la cosa mia è, lo sai cosa è? Perché, cioè, cosa ci trovi di bello? No, ma è come nel taggare, ma no, sai cosa? È proprio la sensibilità della persona. È questo che a me urta. È la sensibilità di una persona. Cioè, esatto. Se tu insulti un bambino di 7 mesi, ma no, non hai sensibilità, non hai. Sei piccolo, sei un ragazzino piccolo. E quindi. Ma no, hanno insultato anche i grandi. Ma allora, quelli sono pieni di problemi. Cioè, la roba è. Cioè, io sono senza parole. Ecco. Io penso che c'è un sacco di ignoranza in giro, eccetera, eccetera. Ma la colpa è di queste persone, non nostra, che mostriamo i figli sui social, perché noi mostriamo le cose che ci piace fare e non ci dobbiamo sentire in difetto per quello che facciamo, perché non facciamo male a nessuno. Cerchiamo di donare sempre felicità, serenità, mostrando i nostri pregi e i nostri difetti. E noi non siamo perfetti, non siamo fantastici, sbagliamo anche noi, come sbagliano tutte le persone del mondo. Semplicemente noi ci mostriamo, quindi accettiamo le critiche, accettiamo che ci venga detto qualcosa, ma non accettiamo che ci siano insulti gratuiti. E questo non è che a noi ci pone di dire: ah, allora non lo mostro più mio figlio. No, allora ti faccio un culo grosso così a te. Non a me. Io non è che mi privo di qualcosa che a me fa felice perché tu hai dei problemi e sei stressato dalla tua vita e devi insultare gli altri. Soprattutto se insulti un bambino di 7 mesi,
non puoi essere neanche perdonato, perché non c'è proprio, non si può. Vale, è passato la sera a dire a Kevin: non sei brutto, non li ascoltare. Sì, esatto. Io, vabbè, dicevo Kevin non si ricorderà niente di tutto ciò, nel senso, le cose passano, vanno via, però certe cose molto spesso non ci fermiamo mai e le lasciamo. Sì, no, queste cose sono cose importanti di cui va parlato anche su internet. Sì, perché va bene giocare, ci divertiamo e tutto, però ci sono delle cose che non vanno fatte. Quindi anche voi, anche se seguite altri personaggi, altre persone, vedete delle cose veramente ingiuste, che dite non fate come la massa, che uno scrive per prendere in giro, allora tutti quanti prendono in giro, perché no, questo non vi rende, cioè, più grandi, capito? No, siete solo, anzi dovreste essere diversi, cioè proprio la roba bella è essere brave persone che non si aggregano alla massa. Questo, quindi, speriamo di essere stati chiari. Ci tenevamo a fare questo video, sì, perché ha toccato i nostri figli, sì, non noi, quindi non si può toccare il signor Mamma e il signor Kevin. No, non può essere concesso. Quindi noi adesso a queste persone non le denunceremo. No, non però le denunceremo, la prossima volta. Ma sì, sicuramente, se dovesse succedere qualcos'altro del genere, prenderemo dei provvedimenti, perché abbiamo contatti che mi hanno già detto che si può fare, si può trovare, quindi sappiate che ci sono delle conseguenze anche su internet. Non potete offendere le persone, che siano piccoli, grandi, non potete farlo. Ci mettiamo zero. Okay. Portate rispetto, abbiate educazione, fatevi insegnare l'educazione se non ve l'hanno insegnata, se no uscite da internet, andate a farlo in mezzo alla strada, andate. C'era una ragazza, vediamo no, cosa no, succede. Ma questo vi tengo a dirlo, perché mi è rimasto a quadro, giuro. C'era una ragazza che ha scritto: no, ma è proprio brutto, e ha taggato l'amica. Allora, ma c'ha proprio sensibilità. Sì, l'amica fa: ma ti parlo di una ragazza di 18 anni, tipo. L'amica fa: ma che è sto coso? E lei: mamma mia, non ce lo vorrei mai avere vicino, accanto. Raga, non ha, come, si commentano da solo queste cose, cioè non c'è neanche bisogno di commentarle. Noi chiudiamo questo capitolo e basta, ragazzi. Concludiamo questo video e fateci sapere anche le vostre riflessioni, se siamo noi quelli sbagliati o sono loro, ma non c'è proprio discorso. Niente, ragazzi, vi mandiamo un bacione. In un prossimo video della Space Family. Ciao!